grosso, gigante, spesso. Un oblò di un sottomarino, un casco da sommozzatore. Tutto ciò è lo Spinnaker Picard. Però molto affascinante. 515 euro in tre colori, nero, ceruleo scuro, cioè blu, che ora è scontato pure a 300 euro, e questo bellissimo Hunter Green con accenti arancioni e giallini, e una ghiera opaca in ceramica che mi ha conquistato sin dalle prime foto. Lo Spinnaker Picard è un tank, ma non il Cartier. Un tank vero e proprio, un carro armato da mari profondi. No, non sono impazzito completamente, o forse sì, dato che il prossimo video sarà su due Universal Geneve, tra cui il più grande di 32-34 mm e il più piccolo tipo di 21 mm. Ma sarà il caldo, ma questo orologio sa proprio di estate. Forse perché è un diver che richiama altri diver tutti matti, come il Rolex Deep Sea Special del 1953, l'Omega Pro Prof, l'Omega Ultra Deep da 6.000 metri o il nuovo Rolex Deep Sea Challenge da 11.000 metri in titanio. Pure questo è un diver tutto matto e ovviamente più un esercizio di stile che un vero e proprio orologio da portare tutti i giorni, a meno che non abbiate il braccio e il polso di Logan Paul. 45 mm di larghezza, 21 di anse. Aspetta, 21 mm è lo spessore, non le anse. Le anse sono da 22, 52 mm di lug to lug e un bel peso di 250 grammi al polso, un quarto di chiletto. No, non è in titanio. Insomma, grossi numeri e di sicuro non per tutti. Però, sempre un progetto molto interessante che si scosta di molto dalle solite banalità. Il vetro in zaffiro con antiriflesso, però di riflessi ce ne sono mille, ed è infatti uno degli orologi più difficili che abbia mai dovuto fotografare o filmare, soprattutto perché la sua caratteristica più impattante dopo le dimensioni è la bolla clamorosa che sovrasta il quadrante, il che forse la rende addirittura la sua prima caratteristica più distintiva, perché di orologi grossi, larghi e spessi se ne vedono molti in giro. Di orologi invece che abbinano queste dimensioni a un vetro così incredibili, pochissimi. La sua resistenza all'acqua non è nemmeno così pazzesca per essere fatto in quella maniera. 550 metri, 55 ATM o 300 fathoms. Il Tudor Pelagos, per dire, ha 500 metri, ma ha uno spessore accettabile di 14,3 e si legge meglio l'ora. Costa anche 10 volte tanto e non è così deviante dalla norma e quindi, insomma, è più noioso. Vabbè, avete capito. A proposito di Tudor, qui lo metto di fianco al mio Tudor Black Bay da 41 mm primissima versione, quella con movimento ETA e il famoso smiley a ore 6, che tra l'altro ho messo pure in vendita. Quindi, se lo desiderate e vi piace soprattutto con quella seconda lunetta gustata, scolorita, oppure quella originale, scrivetemi su Instagram. Comunque, qui si nota ancora di più quanto sia incredibilmente fuori misura, un orologio veramente tutto matto. Auguste Piccard, tra l'altro, è stato un fisico e un esploratore svizzero, famoso per le sue esplorazioni della stratosfera e delle profondità marine, morto nel 1962 e nato nel 1884. Interessato all'esplorazione subacquea, subacquei! Quanto può andare sotto un subacqueo? Ideò il batiscafo, concepito come un pallone sottomarino, un galleggiante di forma allungata, pieno di liquido più leggero dell'acqua, benzina, munito di zavorra, granigli di ferro, e di una cabina circolare. Auguste realizzò un primo modello di batiscafo, il Fnrs, che nel 1948 con pilota automatico scese a 1308 metri. Dopo un po' di tentativi e di anni, alla fine del gennaio 1960, il figlio Jacques Piccard e Don Walsh raggiunsero i 10.916 metri della fossa delle Marianne nell'Oceano Pacifico. Il batiscafo Deep Sea Challenger di James Cameron raggiunse lo stesso posto nel 2012, il tutto senza DiCaprio e Kate Winslet, ma immagino sia stato divertente lo stesso.
Il movimento è un Seiko NH35 automatico con 42 ore di riserva di carica. Alla data, casomai a 500 metri sott'acqua vi venisse in mente di controllare quanti giorni vi manchino per lo stipendio sul conto. Il lume è piuttosto forte, sempre per controllare l'ora al meglio quando siete sott'acqua. A me non serve di solito né la data né il lume per dire, però c'è chi tiene. E voilà, accontentati. Costruito per il mare profondo, qui fanno pure l'occhiolino a Rolex, ha anche la valvola di rilascio dell'elio, proprio come sugli orologi più importanti, come i vari Omega Seamaster e Tudor Pelagos, e anche il Rolex Deep Sea, e anche il Rolex Sea Dweller. Fortunatamente più come quest'ultimi che come il Seamaster, dato che è a filo cassa. Non che questo particolare lo renda super slim, è sempre un ippopotamo in una stanza minuscola, come per esempio sul mio polso. Però non manca in creatività e diversità di stile. Spinnaker ha anche molti altri loro orologi in collezione, tanti di loro sono diver, ma questo è diverso dal solito, totalmente fuori controllo, una pazzia. E mi piace proprio per questo. È pesante, è gigante, è enorme, è molto divertente. È esattamente il contrario dei prossimi due minuscoli ed elegantissimi orologi che vi porterò sul canale, ma ciò racconta proprio quanto mi piacciono gli estremi e l'eterogeneità di questa passione.